Siamo in compagnia dei due principali dirigenti, possiamo dire, della Nuorese, il presidente Michele Artedino e il direttore sportivo Salvatore Picconi, sicuramente i salvatori di questa Nuorese in estate. C'è stato il rischio di scomparsa, poi voi avete preso la società, con quali aspettative? Cominciamo dal presidente. Ma innanzitutto, prima di tutto, per salvare il titolo e per tenere la Nuorese vita, diciamo, perché si parlava di scomparire dai campionati, era una cosa impossibile per la città di Nuorese, che il primo obiettivo era quello di salvare la squadra, il secondo obiettivo di ricostruire tutto, perché si parte da zero, abbiamo preso della polvere in mano e basta, sì che stiamo ricostruendo tutto, l'ambiente, a parte la squadra, l'ambiente, vogliamo ricostruire puntare su un discorso vivai, su un discorso Nuorese Calcio, partendo da zero per ricostruire, non andando ovviamente a fare i soliti investimenti annuali per poi abbandonare il tutto a fine stagione, come è successo e succede negli ultimi 15 anni da questa parte. Quindi creare un progetto che noi già abbiamo presentato con un triennale, puntare sui giovani, su un vivaio, e sì che è un progetto abbastanza complicato e difficile, che ci richiederà molto molto tempo, molto lavoro per ottimizzare il tutto. Non si possono pretendere risultati immediati, perché sarebbe impossibile. A quel punto, se si vuole puntare sui giovani, si deve capire nell'ambiente che ci vuole veramente tempo, che 4-5 anni sono un minimo per poter costruire qualcosa di serio e di continuativo. Se questo è il progetto che deve rimanere per la città e se la città è pronta a condividere questo progetto. Oggi sono pienamente felice, non del risultato, ma di aver visto gli spalti gremiti. Bella risposta del pubblico anche in una giornata, diciamo, ancora estiva. Estiva, è una cosa che ci ha veramente sbalordito. Abbiamo chiesto il rientro delle famiglie nel campo, vedere tanti bambini è stata una gioia immensa, più di qualsiasi cosa e qualsiasi risultato. Per noi il risultato migliore oggi è stato quello, aver visto il pubblico al Quadrivio e al Frogheri. Il nostro futuro, questo ci dà la forza di continuare a lottare, creare ed impostare tutto il futuro della Nuorese su queste basi. Certo, sicuramente il primo mattone di una casa in costruzione. Quali sono le indicazioni che avete seguito nella costruzione della squadra, che lo diciamo anche per chi non era al campo, è ancora in definizione, no? Intanto per noi oggi è una grossa vittoria essere qua, perché intanto abbiamo dimostrato anche con 2 settimane d'allenamento di essere anche in palla, se vogliamo, in certi frangenti. Purtroppo abbiamo risentito anche i carichi della preparazione. È chiaro che sono aggregati anche 4 giocatori all'ultimo momento, quindi che non hanno fatto un allenamento insieme a tutti gli altri. Certo. In questo caso, però piano piano, tassello per tassello, stiamo costruendo. Con 2-3 innesti penso che siamo più che competitivi in prospettiva. Ecco, da appassionato, da nuorese, è sempre una soddisfazione maggiore lavorare con una società così gloriosa. Quali sono i ruoli che pensate di coprire in questi ultimi giorni di mercato? Ma noi copriamo un ruolo in tre reparti, con un centrocampista, con un difensore e con un attaccante di peso. Noi possiamo creare un'intelaiatura che possiamo dar fastidio un po' a tutti, secondo me. Ecco, presidente, sarà sicuramente anche un campionato dove il pubblico sarà numeroso, ce lo auguriamo, ma visto che ci sono anche tanti derby, sicuramente i motivi di interesse non mancano. Assolutamente no, questa sarà una cosa bellissima, perché bisogna, nella sportività, in tutto, è piacevole anche avere... Confrontarsi con i paesi, possiamo dire. Sicuramente sì, anche poi paesi che chiunque viene a Nuoro, competere con una blasonata, col nome nuorese in se stesso, oggi io sentivo a fianco a me i tifosi della Dorgalese che mi hanno strombassato le orecchie, però è stato piacevole sentire anche, non dico insulti, mezzi insulti, però è bello vivere su dei momenti intensi e bellissimi che condivideremo fino alla fine del campionato, sperando di esultare noi, sicuramente non esultare loro. Certo. Direttore sportivo, quali sono le sue favorite per questo campionato di promozione? Ma penso che le squadre più attrezzate sono Valledoria, Luras e un po' l'Ardala, ma anche la Dorgalese, insomma, non è male, una squadra quadrata, insomma, che
già collaudata, no? Già collaudata, insomma, da diversi anni, quindi tanti giocatori che giocano insieme 3-4 anni, quindi. E poi mi riferisco al discorso derby, con questi 6 derby, l'importante è che siano, per noi sono sempre giornate di festa, devono essere, no? Assolutamente. Poi assolutamente. Per carità, il risultato è importante, l'importante certo. È che vada bene per noi. Assolutamente. Noi ringraziamo ovviamente il presidente Michele Artedino e il direttore sportivo Salvatore Picconi, vi facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova stagione, soprattutto i complimenti per aver preso la Nuorese, per aver iniziato a riportare l'entusiasmo sulle tribune dei Forlì, che è la cosa più importante, perché è inutile vincere i campionati se poi sugli spalti non c'è la passione, non c'è il seguito, ecco. Grazie ancora.